Amici di Jutlandia, buongiorno, ben trovati. Andiamo a farci un giro lungo i canali. Mi prendo una canal boat di cui in verità avevo già parlato in un altro video e voglio andare verso la zona di Pratunam. Facciamo una passeggiata insieme, una delle solite con Matteo in Asia. Andiamo, ma prima la sigla. Questa struttura bianca la riconoscete senz'altro, è il Prasumen Fort. Ora da qui posso prendere una canal boat che attraverso il Banglampu Canal entrerà poi nel canale Siansep e arriverà, scivolerà lentamente fino a Pratunam. Se volete fare un abbonamento giornaliero vi costerà, come già detto, 200 baht con il sistema drop on drop off, quindi potete scendere e salire nell'arco di una giornata tutte le volte che volete, altrimenti la singola corsa vi costerà 100 baht. Ma andiamo, eccola qua pronta, mi sta aspettando. Ero un po' in ritardo, in verità. Ok, sono a bordo, questo è il canale Banglampu, la finisce ed entra praticamente nel fiume, quindi adesso la barca girerà e scenderà verso l'altro canale che lo imbocca all'altezza della montagna d'oro, tanto per intenderci. Questo è il biglietto one way 100 baht e vi fa vedere tutte le fermate che farà lungo il suo percorso. Allora, stiamo partendo, una breve retromarcia, poi gira e si scende lungo il canale. Il tratto è veramente bello perché potete vedere vecchie abitazioni che vi si affacciano, della vecchia Venezia d'Oriente, così come era chiamata Bangkok, per via di tutti i canali che la attraversano. Ecco che stiamo girando e poi cominceremo la nostra corsa verso Pratunam, la New City. Questo servizio di trasporto è molto comodo, ma non confondetelo ovviamente con il servizio di trasporto sul canale Siansep, perché per quello il capolinea non è qua, ma dovete arrivare fino all'altezza della montagna d'oro, Wat Sakhe. Cominciamo la nostra corsa. Oggi si sta proprio bene, una bella giornata, solata ma non calda. Dicono che farà la neve fra pochi giorni a Bangkok, non siamo assolutamente preparati. Stiamo adesso passando sotto la Samsung Road. Qui c'è un'altra fermata, non la fa perché evidentemente nessuno deve scendere e nessuno deve salire. Guardate questi terrazzini che si affacciano sul canale con questi panni stesi, questi affreschi, questi quadri di vita quotidiana. Guardate belle le radici di quest'albero. Vediamo se incontriamo un varano. I canali, il fiume ne sono pieni, a volte sono anche molto grossi, di solito si possono intercettare
La barca procede molto lentamente per darci la possibilità di ammirare il paesaggio. Questa è una piccola guest house che si affaccia sul canale, ce ne sono molte altre in questa zona dove potreste pensare di alloggiare. Guardate, qua c'è un piccolo, non troppo, esemplare di varano. Guardate come cammina. Eccolo là, il mostro del Chao Phraya. Questa qua invece è la graziosa terrazzina del Brown Sugar, un jazz club fra più storici della città, al quale ho dedicato un video. Andate a trovarlo sul mio canale Più Thailandia, un locale molto interessante. Qui c'è una signora che mangia comodamente seduta, ma quanto è bella la vita sui canali. Vi consiglio di fare questo tour, un tour fai da te, perché alla fine sto utilizzando un servizio di trasporto quasi pubblico. Ora questa è una canal boat, però alla fine 100 baht sono 3 euro nemmeno al cambio di oggi, per poter ammirare quella Bangkok che sta lentamente scomparendo, divorata dal cemento. Qua c'è un altro piccolo varano, che adesso non so se lo avete visto, si godono il sole su questi muriccioli. Ecco, e qua dopo questo ponte entreremo nel canale Tsien Sep, un lungo canale che attraversa la città verso est e sul quale operano le barche non turistiche. La canal boat, questa dove mi trovo adesso, segue fino a Pratunam lo stesso percorso, però ha dei costi differenti, ma la sua comodità che la potete prendere da Atit Loan, praticamente in piena downtown. Se invece volete prendere questa, qui vedete c'è l'altro fortino, solo due ne sono sopravvissuti a Bangkok, ce n'erano 14. Qui il Bangkok entra, ecco che siamo entrati nel canale Tsien Sep. L'altra barca che vedete là è la barca non turistica che con 11 baht può portarvi allo stesso modo a Pratunam e poi da lì prosegue nella seconda linea e arriva fino a Bangkapi, nella parte più orientale della città. Generalmente utilizzo quel mezzo di trasporto. Questa mattina non ne avevo voglia, mi trovavo dopo il mio caffè mattutino in Atit Loan e quindi ho preferito spendere 100 baht, stare un po' più comodo per arrivare comunque a Pratunam. Eccole qua le baracche che si affacciano sul canale, tra poco tutto ciò scomparirà, ne sono sicuro. Potete anche decidere, come sta facendo questa signora, di farvi una passeggiata su questi passaggi pedonali lungo il canale. Guardate queste casette in legno palafittate. Qualcuna sembra essere stata ristrutturata. Guardate questa, quanto è graziosa, tutte colorate.
rigorosamente in legno, con i loro balconcini. E qui c'è ancora un altro canale, siamo nella zona del Bobay Market, perché come vi dicevo tutta la città di Bangkok è attraversata da canali, è un labirinto di canali, molti dei quali però sono stati, furono anche interrati per costruire delle strade. Guardate quanti panni stesi qua, guardate questi balconcini fioriti. Una volta tutta Bangkok era così, si viveva su case malaffittate che si affacciavano sui numerosi canali o ovviamente sul Chao Phraya. Questa deve essere una lavanderia da giudicare dalla quantità di panni stesi. Stiamo passando sotto un ponticello. Questa cassetta rossa altro non è che la casa museo di Jim Thompson, il magnate dell'industria della seta in Thailandia, un personaggio straordinario. Ho dedicato un video ovviamente alla casa museo di Jim Thompson. E anche la vegetazione del canale è molto suggestiva, a volte si creano queste gallerie verdi straordinarie. Guardate che meraviglia questo punto, questo passaggio. Sembra di essere in un altro mondo e non nella caotica, inquinata parte. Siamo quasi arrivati a destinazione, si cominciano ad intravedere i primi grattacieli. Stiamo entrando nella New City Ratunam. Ecco la New City che lentamente va svelandosi. E noi siamo giunti praticamente ai capolinea della Canal Boat. Ma le altre barche, quelle del servizio pubblico, da qui continuano la loro corsa fino ai capolinea di Bangkapi, nella zona più orientale della città, ma ci sono ancora una trentina di fermate almeno. Siamo arrivati a Ratunam, ora si scende e si torna nell'inferno trafficoso della Diossi. Si salgono le scalette e ci ritroviamo su questo ponticello, praticamente qua dinanzi al Ratunam Market e davanti alla Bayok Tower, quella che un tempo era il grattacielo, la torre più alta della città. Eccola quassù. Oggi l'edificio più alto è la King Power Manakon Tower. Amici di Yutalandia, questo breve video tour del canale finisce qua. Mi raccomando, se avete tempo, fate un giretto su una di queste imbarcazioni. Io vi saluto, ma voi continuate a seguirmi, mi raccomando, il mio canale YouTube, il mio blog yutalandia.it e la mia pagina Facebook Matteo Inasio. Un caro saluto e al prossimo video da Oriente. Ciao!